possa eventualmente trovare dei momenti di condivisione sulle norme di questo regolamento. Grazie, consigliere Corrado. Grazie Presidente. Tutto è perfettibile, Assessore Maran. Io ho letto molto bene il regolamento che avete predisposto e devo dire con la massima onestà che abbiamo ritrovato dentro tanti di quei principi che in questi anni erano stati portati alla sua attenzione, anche in riferimento a tutte le vicende di M4, a quegli abbattimenti e in riferimento a tante altre vicende che avevano interessato i cittadini milanesi. Sostanzialmente condividiamo la forma di questo regolamento. Abbiamo presentato una serie di emendamenti che non sono, sono una quindicina, ma non hanno nessuna finalità ostruzionistica di alcun tipo, tutt'altro, sono emendamenti di sostanza. Alcuni parlano di partecipazione, altri di informazione. Abbiamo ritenuto che non abbiate modulato in maniera corretta alcune sanzioni, quindi abbiamo proposto di intervenire. Però la lettura complessiva di questo provvedimento sostanzialmente soddisfa no, di questo regolamento sostanzialmente soddisfa noi, soddisfa tutta quella parte ambientalista che nel movimento esiste e che ha avuto modo di esaminarlo. E una considerazione vorrei fare in riferimento alla proprietà privata. La nostra Costituzione dice che la proprietà privata è riconosciuta e si acquisisce all'articolo 42 secondo le modalità di legge e che ne deve essere assicurata la funzione sociale. Milano, lo abbiamo ripetuto tante volte, rispetto alle altre città europee che questa amministrazione prende a esempio, è una di quelle, se non quella, che ha il minor numero di verde per abitanti. È un dato di fatto. Quindi è assolutamente opportuno che il verde di un certo tipo sia tutelato, sia pubblico che privato. È assolutamente indifferente. Noi siamo per la semplificazione, noi siamo per il rispetto della proprietà privata, ma nel caso di specie riteniamo che l'entità del bene da tutelare superi in una comparazione oggettiva di interessi quello che può essere l'interesse del singolo privato. Su alcune questioni, ribadisco, ci siamo permessi, abbiamo ritenuto opportuno di fare alcuni emendamenti, soprattutto in termini informativi e soprattutto in termini di partecipazione, che ci auguriamo possano essere da lei e dalla maggioranza valutati in maniera oggettiva, anche perché riteniamo che possano servire un domani ad evitare contrasti che si sono verificati con tante associazioni e con tanti cittadini in occasione di abbattimenti più o meno necessari, in occasione di interventi sul verde. Riteniamo che la parte informativa sia estremamente importante, così come quella partecipativa anche in sede di progettazione. D'altro canto questa giunta ha sempre dichiarato di voler ascoltare i cittadini, quindi pensiamo che gli emendamenti che abbiamo proposto possano essere assolutamente in linea. Ci auguriamo, questo è assolutamente fondamentale, che ciò che è scritto sulla carta non rimanga. Con le altre opposizioni condividiamo una questione, condividiamo la questione dei controlli, perché oggettivamente capiamo che c'è un problema, soprattutto in riferimento alla Polizia Municipale, alla quale si vorrebbero far fare mille attività, c'è un problema numerico, le guardie del verde sono comunque un numero limitatissimo, però speriamo, ci auguriamo, che si possa concretizzare questo regolamento nella pratica e che ci possano essere gli adeguati controlli. Grazie. Grazie, consigliere Corrado. La parola